Il problema è che adesso... Se si guarda al mondo con gli occhi dei diritti disattesi, oggi non c'è un paese che non sia in guerra. Conseguenza di questo sono i popoli in movimento. L'analisi di Alessandra Morelli, già delegata dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è semplice ed immediata. Le persone sradicate dalle loro case sono 100 milioni, ma la percezione dell'opinione pubblica varia a seconda del contesto in cui si spostano. Gli ucraini che si sono mossi dal loro paese, sono usciti dal loro paese, sono più di 8 milioni. E la domanda che io vi faccio, voi ve ne siete accorti? E la domanda che faccio è: perché ci accorgiamo di 200 persone che sbarcano da Lampedusa? L'acuirsi della crisi in Sudan ha portato 50.000 sudanesi a cercare rifugio in Chad, Egitto e Repubblica Centrafricana. Chi ha cercato rifugio dalla Repubblica Centrafricana per andare in Sudan adesso va alla meno peggio, dalla padella alla brace, se ne sta tornando a casa rischiando. L'Africa è il continente che accoglie il maggior numero di persone. L'Africa accoglie 50 milioni di rifugiati e sfollati interni, 50 milioni. Principale causa dei flussi migratori sono le guerre. Le guerre sono sempre più protratte, non si arriva alla pace, non ci arriveremo neanche quest'anno alla pace. In Russia il segretario generale Guterres punta un altro anno ancora. La pace è un processo necessario per garantire il rientro a casa dei rifugiati. Non posso tornare a casa ancora perché non scocca la pace. Chi è costretto a muoversi per sopravvivere dipende dagli altri. Il grido che io faccio alla politica è che ci sono delle tematiche, soprattutto quelle che riguardano il bene comune e la crisi dell'umano, che non devono avere colore, devono avere solo solidarietà. Solidarietà che non diventa buonismo, ma cura. La cura, l'economia della cura, è rimettere l'umano e il bene comune al centro, ma con forza.